Noi siamo diciamo, un insieme di circa 300 persone che vanno dal più famoso socio straniero che ha preso il premio Nobel, la medaglia Fields, al giovane corrispondente appena nominato che sta facendo i primi passi nella ricerca scientifica. E tutti per l'Accademia lavoriamo gratis. Allora, questo è un punto di forza enorme che ci permette, con le modestissime risorse finanziarie che abbiamo, di organizzare un'attività abbastanza ampia, con costi che sono, non dico uguali a zero, ma insomma che riguardano proprio soltanto, non so, vuol dire, se viene un grandissimo scienziato a fare una conferenza qui o partecipare a un convegno, tutto quello che ci costa è il biglietto del viaggio, una notte d'albergo e una cena. Ecco, quindi abbiamo delle capacità produttive molto superiori a quelle che sono le nostre risorse economiche perché possiamo contare su una forza lavoro gratuita di altissima qualificazione. La nostra biblioteca è composta da più di 300.000 volumi e contiene tutti i volumi più importanti e più preziosi della storia della scienza e non solo. Ed è un centro di diffusione della cultura scientifica e umanistica attraverso pubblicazioni, attraverso convegni, attraverso le nostre sedute ordinarie che si fanno ogni mese. Insomma, è un centro vivo che raccoglie un pubblico interessato che cresce di numero di anno in anno. Questa stessa sala ormai è diventata insufficiente molte volte a contenere tutti quelli che vogliono venire e ha anche un'attività importante nei confronti delle scuole perché ogni anno più di 3.500 ragazzi vengono in visita dall'Accademia, vedono questi locali, guardano i libri antichi, le carte preziose, insomma, si immergono in un organismo di grande impatto così visivo, no? Perché è una cosa che colpisce questi luoghi anche per la storia che hanno avuto, ma nello stesso tempo è un organismo che è vivo e che guarda verso il futuro. Noi abbiamo molte collaborazioni col Ministero dell'Istruzione, con l'Accademia dei Lincei, siamo uno dei poli dell'attività dei Lincei per la scuola, della nuova fondazione Lincei per la scuola. E facciamo parte anche di molti progetti europei che puntano all'innovazione didattica e naturalmente queste mostre servono anche a far capire ai giovani, ai ragazzi, cosa è stata la scienza e poi comunque insomma li mettono a vedere la formula E uguale a mc2 scritta di pugno da Einstein. È qualcosa che li colpisce enormemente, che sicuramente se ne ricorderanno per tutta la vita e certamente li stimoleranno ad approfondire questi argomenti e queste teorie.